Una buona giornata e ben ritrovati da Speciale News Web 24. Le autorità dello Sri Lanka hanno aggiornato il bilancio degli attacchi del giorno di Pasqua, passando da 359 a 253 i morti, spiegando che alcuni dei corpi che hanno riportato gravi mutilazioni sono stati erroneamente conteggiati 2 volte. Intanto si è dimesso il segretario della difesa, consegnando la lettera di dimissioni al presidente, e accetta la responsabilità degli attentati. Lo Stato dello Sri Lanka ha riconosciuto un fallimento nella missione di garantire la sicurezza nazionale dal momento che era in possesso in anticipo di informazioni cruciali sul rischio di attacchi suicidi. Intanto, secondo quanto riporta la CNN, uno dei kamikaze della strage era stato precedentemente arrestato dalla polizia e poi rilasciato. Torna il maltempo al nord, complice una vasta saccatura atlantica che si estende dalle isole britanniche fino alla Spagna, che determina flussi di correnti umidi ed instabili sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Italia. Praticamente la Protezione Civile ha emesso un avviso di meteo di avverse condizioni climatiche per Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria, Lazio ed Abruzzo. La giornata di oggi è caratterizzata da nuvolosità irregolare con forti piogge. Mancato furto a Castel del Monte, i ladri per cercare di fare la rapina hanno addirittura sradicato un albero, ma è stato provvidenziale l'intervento di un vigilante. Sentiamo il servizio di News24.city. Un grosso albero di pino e lo hanno posizionato all'inizio della SP8, ovvero l'imbocco stradale che collega la SS 170 con Castel del Monte. Così facendo, speravano di bloccare il passaggio mentre tentavano di perpetrare un furto al maniero federiciano. È accaduto nella notte tra il giorno di Pasquetta e il 23 aprile. Ignoti hanno forzato il portone d'ingresso di Castel del Monte, cercando di raggiungere probabilmente la cassaforte custodita all'interno. I ladri, tuttavia, sono stati messi in fuga poiché un agente della vigilanza IVI si è reso conto di ciò che stava accadendo proprio dopo aver notato quel grosso albero di pino che evidentemente non era stato posizionato lì dal vento. Immediata la segnalazione alla polizia di Stato, intervenuta prontamente sul posto. I ladri, come detto, sono stati messi in fuga e dunque andati via a mani vuote. Si registrano danni ad un distributore all'interno del maniero federiciano. In corso le indagini per comprendere l'identità degli autori del gesto. La pagina sportiva, il calcio sarà Lazio-Atalanta alla finale della Coppa Italia. Nella semifinale numero 2 di ritorno svoltasi ieri agli Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, la formazione di Gasperini ha battuto la Fiorentina con il punteggio di 2-1. I viola si erano portati in vantaggio dopo appena 3 minuti con Muriel, ma poi hanno dovuto subire il ritorno della Dea, prima con il rigore di Ilicic e poi con Gomez. Una vittoria che rilancia anche le quotazioni dei bergamaschi in campionato per quanto riguarda la lotta Champions. Nella prima semifinale, lo ricordiamo, la Lazio aveva espugnato il terreno del Milan per 1-0. Prima di salutarvi vi ricordo i nostri prossimi appuntamenti con Speciale News Web 24 alle 13.30 con A Tutto Volley per la presentazione del weekend sportivo della pallavolo e poi con il telegiornale stasera con prima serata alle 21 circa. Grazie per l'ascolto e buon inizio di mattinata. A più tardi.